A margine del convegno di Campobasso sul tema delle violenze e le discriminazioni di genere, abbiamo intervistato l'avvocato Roberto Giammaria, legale di Molise LGBT, che ci parla di alcuni cambiamenti culturali avvenuti in questi ultimi anni verso le categorie dei suoi assistiti, ma anche le sacche di arretratezza ancora presenti nel paese e nei nostri territori. Bisogna riconoscere che la condizione delle persone LGBT è notevolmente migliorata negli ultimi decenni, soprattutto nei paesi democratici che hanno, diciamo, tutti quanti riconosciuto i diritti delle persone LGBT. Ovviamente, diciamo, la questione è molto diversa in altri paesi del mondo, soprattutto nei paesi, diciamo, islamici, nei paesi del sud-est asiatico, nel paese dell'Africa subsahariana. Paesi che ancora puniscono per esempio l'omosessualità, diciamo, considerano l'omosessualità un reato punito severamente. In alcuni casi, per esempio in 7 paesi del mondo, ancora viene punito con la pena di morte. In Europa, diciamo, la situazione è molto diversa. Ormai il 60-65% delle persone, diciamo, considerano le persone LGBT come persone normali e quindi titolari di diritti che vanno rispettati, ma c'è ancora un 30-35% che vede queste persone come diverse, come dei nemici, come soggetti pericolosi da combattere, diciamo, e da emarginare. Io penso che è stato fatto molto, ma c'è ancora molto da fare. Sicuramente sul piano normativo si è intervenuti, c'è ancora da intervenire, però soprattutto è necessario, diciamo, un cambio culturale, perché se non si, diciamo, eradica il problema alla base, diciamo, la legge può fare ben poco.